Ciao! Vi è piaciuto il primo video di allenamento? Se vi è piaciuto, allora vi piacerà ancora di più quello che stiamo per andare a fare. Perciò non perdiamo tempo e cominciamo subito! E partiamo subito con il riscaldamento, con una nuova coreografia, un nuovo dance tutorial. Partiamo dalla posizione di pin e facciamo 8 saltellini in questo modo. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Adesso ne facciamo altri 8 però scambiando le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui partiamo andando in questa direzione, aprendo le braccia e aprendo la gamba. Chiudo, apro, chiudo, shake in alto, shake in basso, clean, riparto dall'altra parte. Apro, chiudo, shake, shake, resto con le gambe aperte, braccia in avanti, faccio una rotazione, due rotazioni, tre rotazioni, quattro rotazioni e ricominciamo con questo, su e giù, apro, chiudo, su e giù. Ed è qui poi parte il ritornello della canzone. Da questa posizione facciamo IV, mezzo giro, torno in IV, vado in V, shakerò e da qui faccio su, giù, su, giù, su, giù. E poi ricomincio IV, mezzo giro, torno, T, shake le spalle, su, giù, su, giù, su, giù. Cambio passo adesso. Thank you.
I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love. Work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard. Work, 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 work. Diamonds all in my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne. Passiamo adesso allo stretching, che come ho detto nel video precedente è fondamentale per le flyer, e cominceremo con le spaccate. Prima una spaccata all'americana, quindi ci riscaldiamo portando avanti la gamba, l'altra gamba piegata a 90 gradi e andiamo giù. Poi passiamo alla spaccata vera e propria, come l'altra volta. Un piede in avanti, l'altra gamba piegata, appoggio le mani e mi lascio scivolare all'indietro, sostenendomi con le mani. Passiamo adesso agli slanci, prendete una gamba e poi corri con l'altra. Mi raccomando, punte tirate come quando state pensando di fare un heel stretch. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per il prossimo esercizio di stretching abbiamo bisogno di un elastico. Di questi per fare stretching, appunto. Potete usarlo dell'intensità che volete. Ci sono quelli a maggiore intensità e quelli un po' più stretti. L'importante è che scegliate un'intensità non troppo forte se sono le prime spaccate che fate, o comunque se siete flyer alle prime armi. Facciamo un bel nodo da un'estremità all'altra in modo da fare resistenza, e poi ripetiamo lo stesso esercizio di prima. Per questo esercizio avete bisogno esclusivamente del libro. Vi avvicinate, appoggiate le mani come per fare una verticale, appoggiate un solo piede e portate l'altro più vicino possibile al muro, usando il pavimento per schiacciarvi il più possibile contro il muro, cercando di fare la spaccata dritta. E teniamo questa posizione per 30 secondi. And been one since I was young enough to know that everybody was gonna know me. Most niggas. Per il prossimo esercizio di stretching abbiamo bisogno di nuovo l'aiuto dell'altro. Ce lo leghiamo al piede dietro della spaccata, perché ci servirà per tirare più in piedi. Scenderemo in spaccata e con l'aiuto dell'elastico e andiamo sulle piedi.
from the only thing we know is work. Un altro esercizio molto utile è quello dello stretching al muro, come quello che ho spaccato. Ci mettiamo sedute con la schiena ben appoggiata al muro, una gamba piegata sotto, afferriamo bene il nostro piede e lo tiriamo davanti a noi fin dove arriviamo e resistiamo. Daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip. Un'altra alternativa dell'esercizio precedente prevede sempre l'aiuto delle ossa per fare poi il bowling da play. Serve legarsi di nuovo sull'altro piede, per il piede, but we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. What all we got in this world when it spins? Like we used to be when we was teenagers, but then of course everything always happens for and this will all just be a dream. Never, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy. Saltelliamo sempre sulla stessa gamba portando l'altra gamba con il piede tirato in avanti, in questo modo. E poi con l'altra gamba. Forget that Christmas, I sat up the whole night crying, cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4. So mama moved back on the Chalmers in the flat. One bedroom. Secondo esercizio per il potenziamento, il sumo squat. Quindi le gambe non vanno tenute esattamente parallele, ma vanno aperti un pochino i piedi, esattamente come fanno i lottatori di sumo. Poi è sempre uno squat uguale. Facciamo 3 serie da 15. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And daddy's still here. Lanny, I'm talking to you too. Terzo esercizio del potenziamento, gli affondi laterali. Li facciamo 15 da destra e 15 a sinistra. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if the mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya and make him eat every carrot. Don't fuck with that. Affondi incrociati. 5, 6, 7, 8. Astro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell.
That's just all he know, he don't know. Inizio del potenziamento, jump squat. Ci giriamo da un lato. Dopo aver fatto lo squat, saliamo e spingiamo leggermente in avanti il bacino. Fa 6, 7, 8. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame, he in sicko mode. This here with all the ice on in the booth at the gate out. Stesso esercizio del potenziamento, addominali alti, ne facciamo 15 per 3 volte. Partiamo. Fa 6, 7, 8. Remy had up at post. Had to in my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a news. Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us a week. Surrender retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us a week. This shit way too far. Adesso lavoriamo un'altra fascia addominale facendo i libretti. Ne facciamo sempre 15 per 3 volte. Partiamo da questa posizione con un angolo di circa 45 gradi e partiamo. About to turn this function about a rope. Told her I been, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Had to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open. Passiamo adesso alle sforbiciate. Punte tirate, vado. Someone said, someone said, motherfucker, someone said, don't play us a week. Passiamo adesso all'esercizio della bicicletta. Facendo questo addominale porteremo il gomito opposto all'altro ginocchio, quindi gomito destro verso ginocchio sinistro, gomito sinistro verso ginocchio destro. Bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down a block, made a right, yeah. Ultimo esercizio per la fascia degli addominali, la tenuta. Faremo 30 secondi di tenuta in questa posizione. Da sdraiati ci tiriamo leggermente su, solleviamo i talloni e stiamo fermi qua per 30 secondi. You're not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I'll be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? Partiamo con lo straccino alla schiena che sarà fondamentale per quello che andremo a fare dopo questo video. Manti bianchi, cominciamo la rotazione. I did half a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light, like a light. Like a light, 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 like a light. It's how it look, yeah. About to check, yeah. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter. I'ma show it to you. These other bitches shook, yeah. Che è anche una posizione di yoga, serve molto a scaldare la schiena. Da una posizione di quadrupedia facciamo come fanno i gatti, quindi buttiamo i gatti quando sono arrabbiati, tiriamo su
e poi dopo di far risalire abbassiamo la pancia e lo facciamo un po' di volte questo, cercando di rilassare la schiena. Nella posizione del cobra e cerchiamo, pieghiamo le gambe e per chi riesce cerchiamo di toccarci la testa. Per il prossimo esercizio ci sdraiamo a pancia in giù, ci afferriamo le caviglie con le mani e cerchiamo di dondolare. Adesso passiamo a fare i ponti. Chi vuole li può fare da in piedi, chi preferisce li fa da terra. Mi raccomando, cerchiamo di stendere bene le gambe, di non fare ponti sulla testa, perché non siamo break dance. Non facciamo break dance. Io ti giuro mai li capirò. Facciamo i calci all'indietro. Questa posizione, tiriamo sulla gamba cercando di far andare il più verso possibile la testa. In questo modo. Il problema è come atterrare. Prossimo esercizio, gambe distese in avanti, punte tirate, vado a ferrarmi i piedi. Mi fa volare. Io ho capito dopo sta canzone che Rovazia è solo un gran cognome. Ultimo esercizio di stretching, vado in affondo, non mi vedo in affondo, porto le braccia dietro e tiro. Ma essere onesto mi fa volare. Casalingo. Cominciamo con il ripasso delle verticali. Allora, premessa, questi esercizi qua che vi verranno indicati sulle slide blu che passano nel video, ci sono quelli per le principianti che non sanno fare la verticale e che possono essere bypassati invece da quelli che già la sanno fare come le più grandi. Se anche voi grandi le volete ripassare non è un male. Per questo esercizio bisogna togliersi le scarpe, perché non penso che le vostre mamme vogliano delle belle impronte di piedi sul muro. Questo è un muro esterno dove la mia mamma non mette mai i piedi, quindi io me le tolgo. Ci appoggiamo giù, appoggiamo i piedi sul muro e teniamo questa posizione. Non è una verticale perfetta, ma incomincia a farci sentire la percezione di come deve essere stare a testa in giù. Quando sei fine, quando rossici per un complimento, e se ci perderemo rimarrà un momento. Prendiamo alla vita per ogni ferita che sarà servita per stare con te. Da non vedi che ti vorrei, lo vedi quanto ti. Il prossimo esercizio è con una verticale all'inizio. Ricordiamoci sempre che se fare la verticale qualsiasi altro momento di stampino si parte sempre con le braccia alle orecchie. Le braccia non partono mai da qua come qualcuno fa. Le braccia partono sempre da qui. Partiamo, facciamo un bel affondo con la nostra gamba preferita, con la vostra gamba potente. Lentamente ci abbassiamo e pesciamo su una gamba. Teniamo questa posizione. E poi semplicemente passando dalla destra. E poi ancora.
passando dall'arabesque, scendo. E nel frattempo passiamo sempre dall'arabesque. Sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti. Una volta che ci sentiamo sicuri con questi esercizi, andiamo a fare la verticale al muro, partendo da quella stessa posizione. Quindi sempre dal fondo, andiamo a mettere le mani più vicine possibile al muro. Quando alzi un po' il gomito, sei più sexy del solito. E andiamo nella nostra verticale. Togliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti. Quando ci sentiamo sicure, stare a testa in giù, possiamo scendere dal muro anche in un altro modo, con una capriola. Una volta che saremo in verticale, porteremo il mento al petto, mi raccomando, non cerchiamo di fare la capriola sulla punta della testa perché ci facciamo male, anche se abbiamo messo il materasso. Quindi portiamo il mento al petto, incassiamo e facciamo la nostra capriola. Mi stringo bene, incasso. Passiamo adesso agli esercizi per fare la ruota. Questo esercizio qua è per le principianti, per le piccoline specie. Mettete un ostacolo da superare, uno qualunque, su cui una pila di libri, un cuscino molto alto. Io al momento ho messo il portascarpe. Partiamo sempre con la nostra gamba forte, nel mio caso la sinistra. Ricordiamoci che gambe e braccia vanno dallo stesso lato, quindi se la mia gamba forte è la sinistra, io le mani le metterò a sinistra. Differentemente se la mia gamba forte è la destra, le mani le metterò a destra. Quindi, partendo sempre dalla posizione che dicevamo prima, con le braccia e le orecchie e l'affondo, appoggio le mani sul mio ostacolo e lo supero. Al momento senza stendere le gambe, anche solo con le gambe piegate, basta che portiamo sul sedere. In questo modo. Per quelli che invece sono già più ferrati nel tumbling, mi raccomando, mettete la musica degli 8 count e provate e riprovate le ruote e se volete anche le rondate a tempo, e poi provatele anche con la rincorsa se ne avete ovviamente lo spazio e la possibilità. La nostra lezione per oggi finisce qui, noi ci vediamo con il prossimo video dove faremo finalmente la cosa che la maggior parte di voi ama di più in assoluto in questo sport, che sono le stunt. Ovviamente anche senza flyer e senza basi, vedremo di inventarci qualcosa. Quindi mi raccomando, fate allenamento, fatelo con calma, ripetete bene gli esercizi, non abbiate fretta, tanto abbiamo un sacco di tempo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!